Lo sviluppo delle tecnologie in ambito biomedicale e ancora di più la miniaturizzazione e lo sviluppo delle nanotecnologie serviranno in oncologia tanto per la diagnostica come i profili molecolari dei tumori e la diagnostica per immagini, quanto per la terapia, perché sarà sempre più evidente che i farmaci dovranno necessariamente colpire bersagli precisi, e questo anche per risparmiare la tossicità che attualmente invece vediamo ancora in maniera piuttosto evidente con la gran parte dei farmaci che abbiamo a disposizione, inclusi i farmaci a bersaglio molecolare più innovativi. Quindi c'è un mondo che si sta aprendo per le nanotecnologie anche per l'oncologia.